Buongiorno, eccoci qua. Avevamo detto che avremmo parlato dei fisici occamisti, della fisica occamista, e questa lezione è dedicata proprio a due fisici che appunto appartengono alla tradizione inaugurata da Occam. In particolare stiamo parlando di Giovanni Buridano e il suo allievo Nicola Doresme. Come vedete qui ormai siamo davvero nella fine del Medioevo, e questa è davvero tarda scolastica, perché qui voglio dire, con le date ci si sovrappone addirittura ormai al periodo in cui vive Petrarca, e quindi già siamo, come dire, in odore, se si vuole, di umanesimo e poi Rinascimento. Bene, vediamo questi due attori che contributo hanno portato. Beh, innanzitutto possiamo dire che con questi due autori in particolar modo si sviluppa quel fenomeno che non riguarda soltanto questi due personaggi, riguarda anche altri di cui però non possiamo parlare, diciamo, prendiamo questi due come rappresentanti un po' di tutti, di quel fenomeno che poi venne detto fisica nova del 300, perché appunto cercava di analizzare il mondo fisico andando a cercare soluzioni oltre quelle che aveva espresso Aristotele. Cercare soluzioni oltre Aristotele ovviamente non vuol dire sostituire il pensiero di Aristotele, però vedere se c'erano anche altre soluzioni. Quindi una piccola rivoluzione nella fisica all'interno del Medioevo, quantomeno se non rivoluzione nel senso che alla fine le idee di Aristotele rimanevano dominanti, però quantomeno si cercavano soluzioni alternative. E qui vediamo appunto, come dire, questa immagine ci rappresenta bene la rinascita degli studi scientifici che già appunto nel Medioevo fu fatta in modo significativo. Vediamo innanzitutto a Buridano. Buridano, per la prima volta, addirittura il cielo e la terra vengono sottoposti, almeno in via ipotetica, ad un unico insieme di leggi. C'è l'interessante saggio che qui non abbiamo scelto di non leggere, però il commentario al De Cielo di Buridano, al De Cielo di Aristotele, che è appunto diremo noi, un'opera grandiosa se si pensa che è stata costruita nel Medioevo. E appunto dove vengono prese in questo commento al De Cielo di Aristotele, appunto in via ipotetica chiaramente, quindi vedete si cercano vie alternative, poi non è che si nega oppure si abbatte il pensiero aristotelico, però si cercano vie alternative e in questa alternatività ci sono idee che sono, diremmo noi, veramente all'avanguardia, come l'idea che cielo e terra siano sottoposte ad un unico insieme di leggi. Poi questa cosa, diciamo, verrà affermata soltanto verso la fine del periodo rinascimentale, inizio dell'epoca moderna, con Tycho Brahe. Quindi, insomma, dovranno passare ancora molti anni prima che questa idea entri invece proprio nella fisica. Ovviamente, per onor del vero, Buridano è passato alla storia per un'altra questione, per una questione che peraltro molto probabilmente è spuria, cioè Giovanni Buridano è passato alla storia per una cosa che probabilmente non ha fatto lui, ovvero appunto il famoso asino di Buridano. Cos'è questa storia dell'asino di Buridano? Questa la diciamo più che altro perché fa ridere e comunque è una questione filosofica. Beh, si diceva ai tempi del Medioevo e non solo, che appunto la caratteristica fondamentale degli esseri umani, quindi la caratteristica della vita degli esseri umani, fosse quella di possedere la libertà. Ed era importante affermare la libertà e il libero arbitrio, perché diversamente anche i castighi, le punizioni, la dannazione divina, in base a che cosa se l'uomo non fosse libero di scegliere di fronte alle azioni il bene e il male? Quindi, come dire, era molto importante questa difesa del libero arbitrio. E per difendere questa idea del libero arbitrio veniva fatto un esempio con chi si pensava il libero arbitrio sicuramente non ce l'avesse, cioè gli animali. Mentre l'uomo ha il libero arbitrio, gli animali no. Come si fa a vedere questa cosa? Ebbè, se si fa in questo modo, si prende un ciuchino,
questo è il famoso asino di Buridano, appunto, lo mettiamo in mezzo a due balle di fieno che sono esattamente alla stessa distanza dall'asino, quindi non c'è un buon motivo, diciamo, per scegliere questa e quest'altra. Infatti vedete questo povero ciuchino che gira la testa così posato, mi dice: ma quale, da quale vado a mangiare che sono alla stessa distanza? Beh, siccome appunto lui non può arbitrariamente scegliere, la differenza tra un uomo e il povero ciuchino qual è? Che l'uomo a un certo punto ha la fame e sceglie semplicemente di andare a mangiare da questa balla piuttosto che da quell'altra, anche se sono alla stessa distanza. Il povero ciuchino, che invece non ha il libero arbitrio e si trova in mezzo a questa situazione, diremmo noi, imbarazzante, si blocca perché non sa quale scegliere, perché non ha l'arbitrio, sceglie meccanicamente, ma meccanicamente non può scegliere perché sono esattamente alla stessa distanza. Beh, e il ciuchino muore di fame. E perché appunto non è dotato di libero arbitrio, agisce soltanto per causa effetto, ma qui le cause si equivalgono perché appunto sono alla stessa distanza dal ciuchino, dall'asinello di Buridano. Questa ovviamente è attribuita a Buridano, ma molto probabilmente non riguarda Buridano, nel senso che forse Buridano questa cosa non l'ha neanche mai scritta, però è sempre stata attribuita comunemente a lui. E appunto ovviamente questa discussione è tutta fatta per affermare la libertà come strumento per diciamo impedire il giudizio dell'intelletto, quindi la libertà che doveva essere necessaria all'uomo. Ebbene, maggior contributo di Buridano, e qui invece veniamo a qualche cosa che sicuramente Buridano ha fatto, è la ripresa e il rilancio della teoria dell'impetus. Vi ricorderete la teoria dell'impetus? Questo nome l'abbiamo già incontrato, impetus, l'abbiamo trovato a proposito di Filopono, e in effetti è una ripresa della teoria di Filopono, della teoria dell'impetus, che è qualcosa di molto moderno, perché la teoria dell'impetus in effetti anticipa l'idea di forza. E l'idea di forza è fondamentale poi per la scienza, è chiaro. Questa teoria che cosa sostiene? Sostiene che un corpo continua a muoversi in quanto ha assorbito una parte dell'impeto dal motore che gliel'ha trasmessa. Quindi io ho questo oggetto, lo lancio, ora non lo lancio perché poi se no si rompe, potrei buttare, sporcare da qualche parte. Non è più come diceva Aristotele, che quando io lancio questo oggetto e l'aria da davanti si sposta dietro e spinge l'oggetto, no? Questo diceva Aristotele, perché Aristotele crede che i motori devono essere ogni oggetto deve essere spinto in modo diremmo noi tra virgolette meccanico da un motore, cioè deve avere qualcosa che lo spinge. Questa era la teoria di Aristotele. La teoria dell'impeto invece ci dice un'altra cosa, dice che io trasmetto con la mia mano un impeto a questo oggetto, e questo oggetto, finché non ha esaurito quest'impeto, continua a muoversi. Vedete che è molto più simile al concetto moderno di forza, questa seconda versione, rispetto a quella aristotelica, che oggettivamente era un po' ingenua. Come dire, l'idea che un oggetto si possa spostare perché l'aria da davanti passa dietro e quindi lo spinge e va così, e insomma, questa cosa era un po'... Come dire, Aristotele ci aveva messo qualcosa di veramente originale per riuscire a dare una spiegazione di questo tipo. Ma ovviamente qual è la differenza e perché Aristotele era andato su quella e non su un'idea come quella dell'impeto? Beh, perché per Aristotele qualsiasi cosa viene mosso deve avere una causa prossima materiale che lo spinge. Invece la teoria dell'impetus prevede appunto che ci si immagini un qualcosa di astratto, appunto l'impeto, la forza, che di per sé non la vedi, cioè vedi gli effetti delle forze, e in questo caso vedi l'effetto dell'impetus, però l'impeto non lo vedi. E quindi capite che in realtà, per quanto possa sembrare assurda, la teoria di Aristotele rispondeva a un'esigenza ben precisa. Questa cosa della teoria dell'impeto, per esempio, andava a spiegare fenomeni
diremmo noi, che diversamente rimanevano, per così dire, un po' delle eccezioni all'interno della fisica aristotelica. Per esempio, come mai quando lanciamo una piuma, la piuma che è leggera, però subisce tutta questa resistenza, non cade veloce. Invece quando lanciamo un sasso, questo cade immediatamente. E cioè, questa cosa creava delle problematicità relative proprio alla relazione tra la velocità e la massa di un corpo. Cioè, più la massa era esile, più il corpo sarebbe dovuto andare, e invece non c'era. E invece questa teoria dell'impeto permetteva in un certo senso di spiegare anche questi fenomeni che diversamente nella fisica aristotelica avevano delle difficoltà ad essere, diciamo, coerenti con tutto il resto del ragionamento. Questa teoria ovviamente poi avrà, come dire, una grande importanza sul piano astronomico. Perché? Ma perché se io parlo di impeto, io non ho più bisogno di tutti quei motori che Aristotele inserisce per far roteare i pianeti. Vi ricorderete che sì, c'è il primo motore immobile, poi però il primo motore immobile deve dare moto al primo mobile, poi altri mobili, insomma c'è un sacco di motori nel sistema aristotelico, perché sennò non funziona niente. Invece in questo caso qui si risolve una volta per tutti il punto, perché Dio ha impresso il moto agli astri, e in assenza di attrito che cosa succede? Succede che gli astri continuano a muoversi, non hanno bisogno di motori che continuamente li riavvivano il loro moto, va bene? Se non c'è attrito, una cosa che si muove, appunto, continua a muoversi, e questo appunto poi sarà la base delle future leggi, in particolar modo dell'inerzia. Nel modello aristotelico un oggetto appunto si spostava perché l'aria si spostava dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'oggetto, risultando così la causa del movimento. Va ricordato appunto che per lo stagirita ogni moto necessita di una causa immediatamente legata ad esso. La teoria dell'impetus, peraltro ottima per affinare la balistica militare, perché ovviamente tutto poi ruota sempre intorno a questioni militari, nel Rinascimento ancora di più, beh, di fatto elimina la necessità di avere sempre una causa prossima. Basta un accidente iniziale per far mantenere in moto un oggetto. Quindi basta che io imprima all'inizio l'impeto, poi l'oggetto finché non esaurisce l'impeto lo mantiene. E qui vediamo proprio un'immagine che riguarda la balistica e un proiettile che viene sparato via. Poi su queste cose pensate, gli studi erano poi di Galileo Galilei e quant'altro, pure erano cose che venivano finanziate volentieri dai re, ovviamente, che erano interessati a sapere i loro proiettili se sarebbero caduti effettivamente sui nemici. E veniamo a Nicola d'Oresme. D'Oresme, nel suo commentario al De Cielo, critica dapprima le argomentazioni di Aristotele a sostegno dell'unicità della Terra e poi propone anche che la Terra si muova per sua natura verso il centro del mondo. Ma appunto la Terra, secondo d'Oresme, non è che tenda verso il basso, secondo la teoria dei moti naturali di Aristotele. Riprendiamo il discorso da Aristotele. Secondo Aristotele la Terra era al centro del mondo perché il luogo naturale verso il quale la Terra tendeva doveva essere il punto più basso. E quindi se era il punto più basso la Terra non poteva stare che immobile al centro del mondo. E d'Oresme dice no, in realtà i pezzi di Terra si attraggono tra loro, quindi sono i pezzi di Terra che si attraggono da loro. Dunque parlare di centro, dove la materia si raduna, ha senso solo se si parla in relazione al centro della Terra. Quindi il centro della Terra non può essere considerato il punto più basso dell'universo, ma è soltanto il centro dei pezzi di Terra che compongano la Terra, che lascia aperta
l'ipotesi, ovviamente, alle cosmologie in cui la Terra non è né unica né centrale. Quindi, se noi ammettiamo questa cosa, potremmo tranquillamente avere una cosmologia dove c'è più di una Terra, la Terra non è centrale. Qui abbiamo messo questa immagine, appunto, dove non vediamo appunto una Terra al centro, ma vediamo tante possibilità. E questo, vedete, un'altra volta porta alla messa in discussione del modello geocentrico. Già era stato fatto nell'antichità, ma l'idea che le sue fondamenta venissero messe in discussione nel Medioevo è ancora più affascinante. Oresme mostra che non vi è un particolare impedimento a un eventuale moto terrestre. E perché questo? Ma perché noi, in quanto parte del sistema Terra, non possiamo renderci conto, scrive Oresme, se effettivamente la Terra su cui siamo si sta muovendo oppure no. In effetti è proprio così. La Terra si muove a grandissima velocità, 30.000 km al secondo, io sono qui fermo, non mi accorgo assolutamente di nulla. Ma perché questo accade? Beh, dice Oresme, questo accade proprio perché è quello che succede quando io, per esempio, sono in una nave, dentro una cabina di una nave, e questa nave è a mare piatto, senza onde, si muove, diremmo noi, a velocità costante. Io in realtà non mi accorgo granché di questo moto. E ancora, dice Oresme, a proposito di moti e di relatività del moto, dice, beh, pensiamo per esempio a due navi che sono affiancate l'una all'altra. Come faccio a sapere quale delle due navi si sta muovendo e quale è ferma? Come faccio a sapere se una che va indietro o una che va avanti? Se ci pensate, questa è l'esperienza che si prova alla stazione quando siamo seduti in attesa che parta il treno, e a volte ci sono dei momenti, come i treni si muovono quasi senza attrito, quindi non si sente, molto lentamente, e uno dice, beh, ma siamo partiti noi o si è mosso il treno accanto? C'è appunto questo, finché non guardiamo i pali della stazione, la banchina dove c'è il treno, non ci rendiamo conto se siamo noi in moto o il treno a fianco a noi. E già Oresme faceva questo esempio proprio con i velieri, in questo caso, e di fatto anticipava quello che poi sarebbe stato il ragionamento di Galilei a proposito della relatività galileiana, va bene? E qui appunto abbiamo ricordato che è appunto quello che succede anche a noi quando siamo alla stazione. Questo esperimento appunto veniva utilizzato per confutare il fatto che necessariamente, come diceva Aristotele, due oggetti lasciati cadere verso il basso, se una persona su una nave in movimento, veniva utilizzato per appunto mostrare che non c'era nessuna necessità di dover affermare che la Terra fosse ferma e che fossero gli altri corpi celesti a muoversi, nella fattispecie il Sole. L'altro esperimento di cui qui si parla riguarda appunto proprio il fatto che non ci accorgiamo del moto terrestre. L'esempio anche in questo caso è molto semplice. Vedete questa nave. Quando io sono su una nave, lascio cadere un oggetto, non è che l'oggetto cade dietro perché se la nave è in movimento. Allora, facciamo un esempio di vita quotidiana nostra. Immaginiamo di essere in macchina e di viaggiare con la strada. Il papà, la mamma, il nonno, il parente, l'amico, il fratello sta guidando. Io lascio cadere un oggetto in macchina. La macchina sta andando a una certa velocità. L'oggetto cade, ma non è che cade alle mie spalle perché nel frattempo la macchina è andata più avanti. L'oggetto cade esattamente a perpendicolo, eppure la macchina si sta muovendo. Ma siccome l'oggetto cade nella macchina che si sta muovendo, in realtà l'oggetto riceve due spinte. Una che è quella che va verso il basso, ma un'altra è quella appunto che lo fa perpetuare nel moto alla velocità a cui sta andando la macchina, e in un certo senso stiamo andando anche noi. E questo ci, tra virgolette, può ingannare. In particolar modo aveva ingannato Aristotele, diremmo noi, degli antichi, che affermavano che se la Terra si fosse mossa, quando lasciavano cadere un sasso, oppure addirittura facevano un esempio ancora più divertente, diceva, beh, ma se io faccio un salto in alto,
così, verso l'aria, se la Terra si muove, allora quando riatterro dovrei atterrare un po' più indietro o un po' più avanti, a seconda se salto in direzione del moto o contro la direzione del moto del pianeta. Ma ovviamente tutto questo non accade, e non accade per lo stesso motivo per cui quando appunto dentro un'auto che sta viaggiando, mettiamo a 100 all'ora in autostrada, se mi casca la penna, mi casca esattamente ai piedi e non vola via verso il finestrino, verso il lunotto posteriore. E anche questo è un argomento estremamente interessante che smonta, volendo, la fisica aristotelica. Ovviamente che cosa bisogna precisare? Perché diversamente trasformiamo la fisica nuova del 300 nella rivoluzione scientifica, e questo non sarebbe corretto, perché la grandezza di questi autori è, come dire, non è quella di essere dei, in un certo senso, i rivoluzionari della scienza moderna, ma è quella di aver fatto delle attente riflessioni, di aver fatto appunto tutta una serie di considerazioni che sicuramente allargavano la mente, la scienza, la possibilità di risolvere in modo diverso i problemi. Però appunto Oreste, per esempio, era un vescovo, e quindi non è che poteva mettere il moto terrestre senza che fosse, diciamo, in rigore con la sacra scrittura. Pertanto egli, possiamo dire che affermava queste idee soltanto in via ipotetica, ma poi sostanzialmente accettava quella che era la visione delle sacre scritture, e quindi da questo punto di vista diremmo noi che la sua era più un esercizio del pensiero molto acuto, piuttosto che non poi un vero e proprio attacco al modello aristotelico. La pecca di Oresme sta proprio in queste conclusioni, perché dopo aver dimostrato la validità, la possibilità del moto terrestre, si dichiara comunque convinto dell'immobilità del nostro pianeta, dimostrando che più che la verità di per sé era il piacere del ragionamento a condurre la sua analisi. E quindi in un certo senso lui semplicemente stava facendo ipotesi, usando un'espressione che poi verrà un po' abusata, ipotesi matematiche sulla spiegazione dei fenomeni, però se ne guardava bene dal mettere in discussione. Ma poi ricordato anche il grande contributo che Oresme ha portato alla matematica nel suo trattato De latitudinibus formarum, dove ha introdotto appunto intanto un primitivo metodo per individuare le coordinate di un corpo. Per individuare le coordinate di un corpo significa che in un certo modo c'è già l'intuizione, che poi sarà propria di Cartesio tre secoli dopo, cioè quello che ogni corpo può essere ogni oggetto può essere individuato nello spazio attraverso un insieme di coordinate. Già questa cosa era venuta in mente a Oresme. E infine il suo studio sul moto uniformemente accelerato, dove dimostra che un moto uniformemente accelerato di un mobile può essere equiparato al moto uniforme di un secondo mobile che abbia una velocità, in modo che si può esprimere lo spazio percorso dal primo per mezzo dello spazio percorso dal secondo. Una proporzione dalla quale discerne la legge appunto del moto uniformemente accelerato, per la quale lo spazio percorso è proporzionale al quadrato del tempo impiegato a percorrere. Qui abbiamo citato da Geymonat, storia del pensiero filosofico e scientifico, che più volte abbiamo detto essere uno dei manuali di riferimento per le nostre spiegazioni. E qui abbiamo proprio la grafica, diremmo noi, del moto appunto accelerato uniforme, velocità e tempo. Bene, speriamo, come dire, di essere riusciti a mostrare quanto questi due autori, appartenenti appunto alla fisica occamista e diciamo partecipi della fisica nuova del 300, della cosiddetta fisica nuova del 300, appunto siano stati estremamente sagaci, importanti nelle loro ipotesi fisiche, e speriamo anche così di aver dato un'immagine un po' diversa dal Medioevo, soltanto il Medioevo cupo,
senza ingegno e pieno di superstizioni. In realtà il Medioevo è stato anche appunto un secolo estremamente fecondo, anzi la superstizione era tutto sommato poco diffusa, sarà poi più diffusa successivamente nell'umanesimo e nel Rinascimento. Questi erano pensatori, diremmo noi, in realtà molto quadrati, se così possiamo dire, cioè molto indirizzati e appunto quando riuscivano a liberarsi, diciamo, dai pregiudizi della filosofia che li precedeva, erano anche in grado di fare delle ipotesi estremamente innovative. Grazie e arrivederci.